Buongiorno a tutti, siamo in diretta dallo stadio Pisciò di Aosta. Si sta per aspettare la partita CGC Aosta 2005 contro Egreville 2005. Qui abbiamo i tifosi che... Buongiorno a tutti, ciao Tommaso, ciao Paico. Ecco i tifosi dallo stadio Pisciò di Aosta. Pronti per la visione in diretta del campo? Oggi è giornata nuvolosa. Ciao Stefano. CGC Aosta 2005 contro Egreville 2005. Questa è la partita del secolo. Qui si decide il campionato provinciale Valle d'Aosta. Sono in campo, si stanno prestando, Alessandro Salve, si stanno giungendo i giocatori dalla scalinata, ciao Silvano, ecco lo stadio praticamente pieno. La curva, la postazione della tribuna stampa. La partita sarà in diretta live, potrete poi scaricarvela anche su YouTube e le foto saranno su Instagram. Ciao Maria. Quello vestito di rosso con la felpa Greville si chiama Robert! Un favore alla camera? Saluta! Ciao, ciao! Le fans del Greville, sta arrivando il pubblico sempre più folto, qualche ciao Giuse, guardi la partita in diretta, come stai, un po' meglio, sei a casa con Giulia? Ciao. Ripreso, sì, in streaming. Ciao, bene. Ciao, tutto a posto? Mia moglie, un nostro cliente. Sì. Oh, e il tuo figlio che gioca? Ho fatto le pareti, il fintapello in campionato. C'è il tuo figlio che gioca? No, mio figlio arbitra. Ah, ok, allora dopo ti mando delle foto poi. Ok. Ciao, buona giornata. Ciao. Buon lavoro allora. Grazie. Sì, qua. Ma sulla riga bianca, correva. Giuse, mi raccomando. Tutto bene, Giuse? Giulia, lì con te? State guardando la partita insieme, in live? C'è Giuse che è malato alla broncopolmonite, quindi a casa ci sta guardando in live. La squadra in casa, il CGC 2005 col suo dirigente Ciccio, inteso che lo chiamano tutti così, sarebbe Francesco Schiavone per gli amici, Ciccio. E anche per non gli amici, nel senso che tutti lo conoscono come Ciccio. Ciao Andrea, ciao Zanat. Va bene Giuse, te li saluto tutti. C'è Giuseppe che saluta tutti, da casa.
arriva il pubblico. Ale, fatti vedere bene. Aspetta, Sorridi, Ale. Bello. Ecco la squadra che entra. Forza Grevy. Il pubblico è un po' timido. Sta entrando il pubblico, le squadre stanno entrando in campo. Occhio guardaline che di parte! Cazzo combinato, da 3-1 perdete 5-3. Ah, porca miseria. Stavano vincendo 3-1, ho perso 5-3. Ma il 2004? No, 2002. 2004 ha perso 5-0. Quindi noi sicuro un altro anno in maniera regionale. Bravi raga! Ovidio, uno sguardo a favore di camera. Dai raga! Partita incominciata, alla palla il Cici, Raya Sabatino la respinge, fuori. Ciao Gianni. Ecco il capitano, passa la palla a Edoardo, cambia gioco su Mattia, ecco Gobbo sul portiere, fuori. Rimessa esterna della Greville, batte Pelù, Mattia. Perché ho suonato a Cristiano. Ma andrà bene. Ciao, tutto bene. Tutto a posto. Ok. Sì. C'è anche la diretta, poi se volete. La diretta live. Beh, siamo organizzati, qua. Ma è Andrea in porta quest'anno. Sì, Andrea. Poi ciao. Allora, ciao, campione. Tutto bene. Sì, ciao. Bello, infatti, mo arrivo. Bravo Ale. Ciao, tutto bene. E poi ci abbracciamo bene. Che vuoi la signorina? Ma cresci, Il primo Come no? Sempre Vabbè, ma sei un po' diversa che una volta, eh? No? Auletta. Diventata rossa, ma per i capelli. No, per quello che lo dicevo. No. Infatti papà è lì, non si scolla. Non sento papà. Fa finta di non sentire, te lo dico io. Ciao Matteo. Vai Pellù!
Mattia tira. Bene Marti. Ciao Marti. Come Simo, ti stai allenando un po' o no? Sì. Hai ricominciato da poco? Non posso, cioè gli allenamenti devo vedere se iniziarli. Ah. Sì. L'ok ce l'ho, quindi posso ricominciare. Bene. L'importante è... Sì. Vabbè, l'importante è ricominciare pian piano, poi la salute è la prima cosa. Sono 0-0, primo tempo, iniziato da qualche minuto. CGC Aosta, Egreville 2005. Ci stiamo giocando il campionato provinciale, qui si definisce. Notate lo scatto del guardaline, agile, rampante. Se l'ha detto Ciccio. Ecco Andrea, paratona di Andrea Presti, che non si fa intimorire dagli attaccanti avversari. Rimessa fuori, oltre centrocampo. Ciao. Ecco Ryan, l'attacco contro i suoi ex giocatori. Gol di Ryan! Non hai gol? No, sembrava ragazzi, sembrava. Era palo esterno. Raya tira calcio d'angolo. Capitano Kuk scarta il giocatore, tira verso la porta. Portiere Andrea Presti si prepara al rilancio, notare che stile, notare lo stile di Andrea, tiro. E lì, guardi, sono la Cristina e Roy. Prego, prego. Come sono? Appena iniziato? Sì, primo tempo 0-0 ancora. Ryan ha rischiato di far gol adesso. Sì, è andato a palo esterno. Perché io ho uno che gioca da una parte. Lo so, lo so. Uno dall'altro. Sì, è vero che... contro l'altro. Però adesso non vedo il numero di... Di Daniel. Magari. Ah, il 3, guardi, là, dovrebbe essere qua a centrocampo. Se non vedo male il ciuffo. Ci vediamo dopo. Salve. Ciao Luigi. Ecco Ryan che porta la palla. Daniel, suo cugino gliela frega. Ecco
Ecco Pozzan in area. Allora, adesso ti dico, Giuse. Gobbo dovrebbe essere... Aspetta, è il 10. Sì, Gobbo il 10. Calcio d'angolo per la Greville. Lancia sempre Ryan Sabattino. Di testa! Dai! Ecco Mattia. Edoardo, gira palla. Portiere. Edo la passa al portiere. Uso! Vai Tommy! Gol! È fuori di nuovo! C'è la porta bucata! Invasione di campo da parte del guardalinee? No. Rilancia il portiere. Mattia. Bravo Andre! Non senti Erika perché sono un po' distante. Edo porta palla. Fuori gioco della Greville, l'arbitro molto attento, fischia. No, ma quando tirano si sposta la porta, Sempre 0-0, primo tempo. CC Aosta 2005 contro Agreville. Guardate il guardalinee come incredule. Zero a uno. Fallo di confusione.
L'arbitro molto preciso, attento alle regole. Ma siamo 10 contro 11 adesso? Siamo 10 contro 11. Uno è uscito. Ciao Frank. Non sei a casa con Giuse e Giulia? Ecco Gobbo, ecco Gobbo. Bravo Gobbo! Ciao, ciao. Dove sono? Guarda qua. Di là. Tuo suocero è qua. Ok, sono qua, grazie. Prego, ciao. Prego, ciao, ciao, ciao. Ciao Marco. Ciao. 2-0-2 ragazzi. Con questa partita si decide il campionato provinciale 2005 U14. Primo tempo, sì. Metà primo tempo. Bravo Ali! Primo cambio delle CDC, fa uscire Davidino, Davide, e fa entrare Ale Cintori. Quindi Giulia assente, Giuse poverino da solo a casa, guarda la partita in diretta live senza Giulia, con la polmonite. Ciao, ciao. Allora? 5-0. Cazzarola. 2004, si deve portare regionali. Non ti sei annoiato stamattina? Vai Matti! Vai, 0-3 ragazzi, 0-3. Dai ragazzi, manteniamo la calma! Oh, c'è il nonno che batte piano le mani, perché se per caso lo vede l'altro nipote si incazza, allora. Punizioni fuori dall'area per il Legreville, a fuori del Legreville. Si presta a tirare il 10, Gobbo Tommaso. Si posiziona la palla, conta i passi, 1, 2, 3. Sappiate che è un interista, quindi ne farà 5, 6. Niente di che. 2-0, pronto per tirare. Portiere Andrea Presti del CDC sta posizionando la barriera. In barriera Daniel. Bravo il portiere. Ma
vediamo di giù, almeno fanno una squadra loro, sì, ma dopo li ritornano tutti, allora ma ti rendi loro? No, non c'è solo questo. No, noi non facciamo i giovanissimi, non facciamo neanche gli allievi. Ma che cazzo lo cambio? Mi ha messo in mezzo a me, io gliel'ho detto poi, non gliel'ho detto che mi ero detto, e non ci permettere più di dire queste cose in giro. Mattia non molla? Perché tu sai benissimo come ragiono io, gli ha detto Luca, tu sai benissimo come ragiono io. Cioè bisogna aiutare. Ciao Lulu, chi ci aiuta? Ciao Giovi. Sentiamo 3, 4, che tu ci tieni, che ti vuoi portare in Unione, se gli fai la possibilità di fare un campionato provinciale di livello, potrà vincere. No, no, te lo dico solo questo. Gol di Gobbo! ...04 segna un'altra volta Gobbo Tommaso. Ecco Ryan, non vola, prende la palla Ryan Sabatino. La passa a Gobbo, intercettata da squadra di casa. Ritorna la palla a Ryan, si presta a tirare il cross. Intercettato. Hai ragione, Giuse e Frank. Anche perché questa è robata, di. Henry porta palla, la passa a Pozzà. Pozzà scarta in area, ecco in area. Mercoledì, mi sembra che è un mercoledì 17, una cosa del genere. Ok, è stata annullata la partita. Domenica prossima. Dimmi. Quella di Ivrea, avevamo un amichevole mercoledì con Ivrea, quella 50 annullata. Ha mandato un messaggio. No, e Pozzà ha mandato un messaggio per annullare. Domi da solo. Però portiere! Ecco Edo, in area di rigore, riprende la palla, non molla Edo. Mattia. Ecco Alessio. Capitano intercetta la palla. Guarda lì, è fuori gioco, bisogna segnalarlo, Devi sbracciare! No, che prima si è sbracciato, faceva così, adesso ha fatto proprio. Sì. Andrea Presti. Ah, mio cugino. Sì. È lì tua cugina. La mamma di Andrea, aspetta. Ah, è laggiù, guarda, dall'altra. Dopo Erika è di là. Da salutare. Bravo. Ryan segna da fuori area.
Raya, vai a battere un 5 a video! Ciao Raya! Che si è fatto male? C'ha ragione! La voce dell'innocenza! Pallonato, migliore in campo è il portiere, migliore in campo. Andrea è bravo, sarà il maneggio col cavallo da sola, devo andare lì. Sì. Quando sai qualcosa me lo dici. Cici cerca di andare oltre. Ma perché Ciccio ha alzato il braccio e l'arbitro l'ha visto? No, c'era l'altro. Ragazzi, che CC sta salendo, sta prendendo possesso del campo avversario. Di avvallamenti un po' purtroppo non è più pisciolino una volta. Bravo. L'altro poi era giustamente nervoso. Raya, altro calcio d'angolo, quello della Greville.
piccolino che è Ryan. Il resto ancora non è partito lui con me. Anche Cleary fino a qualche anno fa era così, poi è esploso. Voilà! Bravo Andrea! Calcio d'angolo battuto da Mattia. Suedo. Resta un altro calcio d'angolo. Ciao ciao ciao. 7-0-7 per le Greville. 0 dai ragazzi che la partita non è finita! Ah, io sono dei rossi, eh! Dai Pellu! Ecco Mattia! Mattia la palla! Bravo Andrea! Solo che da qua si ha una visuale, di là è... No, era dentro, però di qua abbiamo una visuale. Dentro non è facile. Ce la va. Era dentro. Di là non lo puoi vedere.
In campo non si vedeva, secondo me. Non si può vedere. No, perché la traiettoria che ha preso il sole. Poi le righe non si vedono neanche bene qua. A parte quello, non ci sono neanche righe. Ciccio, guarda che manca la palla dietro la porta lì, eh. Bravo Andre! Batte Mattia, calcio d'angolo su Gobbo, riprende Mattia, tira in area, di testa. Ecco, esce il portiere. Ryan di nuovo la palla. Vediamo se crossa. Finito il primo tempo, 0-7. Le squadre si prestano ad andarsi a riposare sotto gli spogliatoi. Ovidio gli scappa la pipì. Mister Grevi, ciao Tommaso. Grande Tommy. Tiro. Migliore in campo del CDC, Andrea Presti. Vero? Ho votato anch'io. E per Andrea Presti! Ipip! Ciao, ciao. Questo è un 600, 150-600 della Tamro. Ma tu stai facendo un film? Qua sto facendo il video e qua faccio le foto. Ah. E sono in diretta su streaming Instagram. Ah, questo diciamo, sì, sì. No, no, fa anche video, però qua lo uso per fare le foto. Qua faccio. Beh, cioè deve essere abbastanza definito. Il video no, o il le video, foto? Diciamo. No, no, il video sì, questo è in 4K. Poi logico le distanze. Poi principalmente faccio le foto, quindi imposto un'inquadrazione, sì, un'inquadratura. Sì, sì. A volte sì, a volte no. Poi è lui che è l'esperto, no, lui si diverte a fare. Sì, perché ci va pazienza. Sì, sì, ci va tempo e pazienza. Io a uno e l'altro mi mancano, ma soprattutto la pazienza. Allora. Sì, sì, mi diverto. Non mi hanno fatto entrare in campo perché non volevo. Di solito entro. Oggi. Sì, però dal campo è una visione anche diversa, più vicino.
però giustamente comanda la squadra di casa, quindi la squadra di casa per regolamento in effetti non potresti entrare, se meno che l'arbitro non te lo autorizza. Scaldano. Ah, se lo sapevi non venivi neanche. Se lo sapevi non venivi neanche. Io ho portato lì che è fortunato. Ma è qui? Ah, sì, sì, sì. Mettendo posto la sedia, poi uscendo di casa, ah sì sì, vabbè, ma il campo è anche grande, vediamo gli spalti. Sta guardando la partita in diretta lui. Ecco la regia, famiglia Vetin. Facciamo un giro. Nonna e nipotino. È già su Instagram, sei in diretta. Se hai cuccato qualche giovincella, sei fregato. I nonni di Pozzà. Questo è Gianni, se lo avete in giro in bici è lui. Allora, un'impressione? Prima qualcuno scriveva che non ti sentiva. No, sentiva solo te, sentiva, da distante. Non rompere scatole. Dai, pa. Fila. Via. Andiamo a intervistare il portiere Jacobucci. Questa è Cristina. Acconciatura Luna per gli amici. Sono aumentati di un, a un certo punto ci sono i like che sono esplosi. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Jaco, allora stamattina com'è andata la partita col 2004? Avete perso? Ma raccontaci un po' com'è stata, come è cominciata, com'è finita. È stata dura. Contro chi giocavate? Gran Paradì, però il Gran Paradì è forte, l'anno scorso ha fatto i regionali, quindi ecco qua Bettin, che poi, dici la verità, è Bettin o Bettin? Ok, allora, Gobbo, aspetta che ti dice una cosa, di esattamente come si dice il tuo cognome. No.
Ma non Bettem. E te lo sta dicendo il gemello, eh? Ma Giulia, ma lì c'è tuo fratello, tuo papà e tua sorella anche? Anche una sorella hai? E non la presenti a tutta la squadra? E come mai non la presenti la squadra? Come mai non la presenti la squadra? Grande Giulia! Forte che è. Oh, Jacopo, allora è andata male stamattina. Ha detto che non ha superato metà campo. Ma detto. Ma c'era Odri. Ma Odri gioca pure in sala. Ma Odri lo fa giocare dietro. Stava giocando. Odri è quello che ha giocato meglio. Odri è quello che andiamo a salutare la mamma di Daniel. Eh no, un'impressione. Siamo tra il primo e il secondo tempo. Com'è l'impressione? Daniel, il ciuffo è a posto. Dai, un'impressione dal caldo, caldo, dai che... Perché? Scusa, il guardalini ha fatto anche sul lavoro, alzava il braccio. Ogni tanto gli tremava la mano. E da quello che ho potuto, perché volentieri, no? Qualcuno l'ho fatta. Sì, sì. Va bene, in privato? E allora... Lui poverino voleva far finta di essere sparito, cercava di uscire dall'inquadratura. Rientrano in campo le squadre. La squadra, l'altra squadra non c'è. No, no, no. È andata. Sentiamo gli interisti e i romanisti. Ho detto laziali, mannaggia. Caro. C'è tuo marito che non è timido, vuole parlare. Marco, di qualcosa, dai. Per svegliarti o per... L'importante è che i ragazzi tengano duro fino alla fine, eh? Perché... Babi. Sì, dai. Babi. Ho detto a tuo palazziale per sbaglio. Ha già preso la targa della macchina. Ci vediamo dopo allora. Fanciulle, un vostro commento della partita? Un vostro piccolo commento della partita? Come no? Alla mamma del giocatore più forte della giornata, Andrea si è distinto, eh? Ha salvato almeno 4 gol, li ha salvati. No, no, ma adesso... Ah, vabbè, però c'è dovere, dovere, eh? Ma non mi ha fatto entrare in campo, però gliel'ho fatta diversa, eh? Sì, sì, sì. Poi abbiamo la mamma di Alessandro, è timida lei, eh? Sì, sì, sì. Arrivata sola nel secondo tempo. Sì, poi Ovidio era tranquillo, quindi... Ecco, rientrano. Ah, andiamo a fare foto. Ah, comunque Andrea ha giocato bene. Adesso parte gli scherzi. Voilà. Allora, signorine, dai che abbiamo un pubblico maschile che ci sta vedendo. Non parlo. Siete in silenzio stampa. Sappiate che siete su Instagram, in diretta live. Va bene. Poi dopo, se volete, potete rivedervi anche su YouTube, eh? Ok? Va bene, ok, ciao. Julien. Mamma, vieni qua. Lorenzo, hai visto la nonna?
amore. Ciao, dolce. Gianni, hai la moglie social. Ripartita, ripartita. Secondo tempo appena cominciato. Primo gol. 0-8. Chi è che ha segnato, Ryan? Ciao Renato, ciao Ivan, 0-8 per la Greville, in casa CGC, cominciato da pochi minuti, forse due, il secondo tempo. Greville è cambiato il portiere, adesso è entrato Borre Davide. Andrà presti, 0-8 io, vince CDC e Greville, 0-8, secondo tempo. Cominciato a 3 minuti e mezzo. Ecco Alessio, porta la palla numero 8 delle Greville, scarta, recupera palla CC. Simone. Simone Rey blocca la palla. Guarda. Ritorniamo in diretta, siamo su CGC e Greville 2005, secondo tempo 0-8, ci scusiamo per l'interruzione tecnica. Ciao.
si prestano a entrare in campo due giocatori delle Greville, Flavio Chianese numero 18, Gagliardi Giuseppe numero 17. Guardate il dirigente che mossa, ragazzi! Bravo Matti! Vai Alessio! Eddie, devi passare di qua. Poi aspetta che non è ancora finita la partita. Così lascia anche i miei, dai. Sì, sì. Dai, saluta a tutti. Ciao. Davide tocca la palla. Vai Ale! Vai Simone! Bravo, 09. Crea ancora uno, poi basta. Gli avrei promesso Hobby. A punta Auletta, a punta Auletta la trovi. L'ho già fatto dire prima. Ok, ciao ciao. Ciao, grazie. Ciao ciao. Thank you.
Napoli, mi ho messo Palermo a Londra. Ma rigore a favore delle Greville. Questo chi fa gol vince, va a casa, Aia, sulla linea di qua. Tira rigore Edo. Zero, 10. Zero, 10 su rigore, segna Edo. Zero, 10. Ciccio si è tolto la maglietta. Uomo partita Andrea, ha fatto un sacco di parate, di belle parate. Bravo Gio! Entra Frank Fosson, esce Raya Sabatino. Vai Raya! Bravo Frank! Raya, non parlare con Ciccio! Dai Frank, è tua, dai, credici! Almeno stiamo svegli, sennò qua... Dai Frank! Thank you.
Dai, un attimo di pressione. Dai, coppa che c'è Frank! Zero undici. Salutato nonna. Dai Edo! Edo frente Reginio. Edo frente Reginio. Partita tuo fratello, Dai che c'è Frank! Ciao Tommy. Zero undici Tommy, secondo tempo, metà del secondo tempo. Cambio gioco su Henry. Ciao Gianni. Si vede che oggi la Formula 1 e la MotoGP hanno già corso, eh? Tutti a guardare la partita della CCC contro i Greville. Si presta a entrare il nostro fuoriclasse Michel Chiattone Bordon, numero 20. Vediamo adesso con chi lo cambia il mister, Nicola Turato. Sta trattenuto da Daniel. Vai Frank, credici! Dai! Vedi che ci hai creduto! Dai che c'è Frank col ciuffo, dai! Rigore Greville. Gol a favore del rigore a favore delle Greville.
Ale, mi raccomando, adesso che entri un gol, eh. Ci sono delle leggi non scritte. Alessandro è pronto a entrare, numero 13, fuori classe del CDC. L'hanno tenuto fino alla fine per preservarlo. Alessandro. Siamo pronti a far tirare gol a Pozzan. Bravo Andre! Entra il numero 20, Michel Chiattone Bordeaux, al posto di Pozzan Davide. Vai Davide! Entra Alessandro. Ciao Betan, c'è qualcuno che si chiama Betan che sta guardando in diretta? Sì. Ah, è lei, è lei. Ma tuo fratello prima ha detto che non ti porta mai alle partite, perché sennò i ragazzi giocano, tirano fuori la palla, non capiscono più niente. Ma ha detto Julien, eh? È in diretta, l'ha detto. Segna Flavio Chianese. 013. Crimi, sa che hai perso un cliente. Dici le bugie. Rigore no, dai. Se no c'è più. Thank you.
l'arbitro cerca di aiutare la squadra di casa per far sì che possa andare oltre certo campo. Si posiziona la barriera. Si presta a tirare l'angolo al Greville. Dai raga, non perdiamo tempo! Batte Flavio. Tommy intercetta la palla, la riprende. Andrea, io? Ciao Giuse, siamo 0-13. Secondo tempo. Ci stanno facendo soffrire un po' nelle fasce, ma teniamo duro. Te invece tutto bene? Giulia è andata a casa? Dai che c'è Frank! Leo!
se vuole sua figlia è la sua, sulla destra, sua figlia. Grazie. Prego, prego. A Massimo dici? Poverino. 50 centesimi. Secondo me se lo sono dimenticato. Dici? Però 0-14, finito il secondo tempo. No, 0-14. No, no, adesso questo ha fatto 14. No, no, erano 13 prima, questo è 14. 14. Sì, sì. Ma il papà dell'arbitro, si capisce tutto. Vogliamo un saluto alla curva! Bravi raga! Bravo Andre! CGC e Greville provinciali U14. Ale, guarda Ale! Bravo! Sì, sì. Questa l'ho fregata a mia moglie. Ciao. I ragazzi salutano la curva. Vai video! Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Bravo Nicola! Se fa le riprese le foto non può gridare. Ma che belle foto. E per il Diri! I pip! Nessuno ti segue. Ci vediamo. 0-14. Meno male perché il cara va vinto 5-0 e torna. No, no, 0-14. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao Cri. Bene, bene, te, a posto? Hai il nipotino oggi? No, lui è nipote. No. Ah, ok. Da parte di. Vedi che assomiglia. Caratterialmente sì, eh. Ah, ecco, ecco. C'era una mela del polpaccio. Ah, ok. E me lo sapevamo a casa. Ok, va bene, va bene. Ciao, oggi era un po' molle. Ciao. La telecronaca, eh. Ciao. 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 Allora, un'impressione da parte di una mamma? I fipurrà. Facciamo, questa è la mamma del capitano, un'impressione in diretta. Ecco il tifoso number one della squadra, un'impressione in diretta, com'è andata la partita? Questo è il nonno sprint, Pozzan, Ilario. Va bene, va bene. Alla prossima allora, grazie. Perfetto. Salutiamo tutti. Un soggetto che ti dà soddisfazione.